Stiamo per atterrare al centro della città nel Parco Casati per assistere alla giornata del Choco Fest. E adesso cediamo la linea a Diego. Tantissimo cioccolato! Grazie Paola che sei scesa, atterrata dalla mongolfiera. Amici, bentrovati, siamo qui a Muggiò al Choco Fest. Io sono Diego Zappone e vi porterò nel mondo del cioccolato. Scopriremo artisti straordinari, scultori fenomenali direttamente dall'Accademia delle Belle Arti di Brera. Ma non solo, perché come sentite c'è una band fantastica che sta suonando una musica particolarissima. Io andrei subito a conoscere il maestro Mazza. Adesso vado a vedere dov'è il maestro. Maestro, buongiorno, molto piacere Diego, bentrovato. Scusate l'interruzione, noi ci piaceva questo sottofondo un po'. Sì. Che genere di musica è questa, maestro? Musica popolare, bal folk si chiama, è praticamente musica da danza. Maestro, voi siete una band che suona, immagino, da diverso tempo o siete un po' ognuno a sé, nel senso che si riunisce poi? Come band noi esistiamo da poco più di un anno. Dove vi esibite voi? Tendenzialmente nelle piazze o nelle feste? Sì, sì, soprattutto d'estate, ma anche bar, locali. Certo. Allora, maestro Mazza, la lascio un secondo perché sono molto curioso di conoscere, anche vedo degli strumenti un po' particolari che non vediamo abitualmente, no? O meno, questo si chiama... È un flauto traverso. Flauto traverso. Sì. Sentiamolo 3 secondi. Flauto, certo. Traverso. Questo è uno strumento che ha origini antichissime, uno dei primi strumenti, diciamo, che oltre alle percussioni è stato concepito dall'uomo. Prima vi chiedo una cosa, così se vi va, giusto 10 secondi, così a cappella con tutti gli strumenti che avete, magari un po' popolare per... gli amici che ci seguono anche da casa, non so, un come mai. La sappiamo, maestro Mazza? 883, ce l'abbiamo qua nel repertorio, non so. O se no facciamo un Celentano. Questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Gluck. In una casa. Vada, maestro. Gente tranquilla che lavorava là dove c'è. In questa casa ora lascio il mio cuore, ma come fate a non capire? Non è nostro, invece che aveva, sto casa è tutto. Sarà. Ragazzi, ma che meraviglia, ma che meraviglia, applauso! Spensate proprio nel 50° anno, 50 anni fa, proprio Adriano Celentano scrisse e cantava questo brano famosissimo. Band, grazie mille, complimenti a tutti, fantastici, ci ritroviamo più tardi. A più tardi, questo ragazzo.